Da Montelevecchia a Belvedere Fogliense, un nome lungo un secolo. 100 anni di storia da quell'8 giugno 1922, quando ci fu il passaggio ufficiale all'attuale nome del borgo più antico del comune di Tavuglia. In occasione del centenario, nella piazzetta Antonelli della stessa Belvedere, la Proloco Fogliense ha organizzato una serata celebrativa dove Cristina Ortolani, scrittrice e ricercatrice, ha condotto la serata ripercorrendo le origini e i passaggi che hanno segnato la storia di questo piccolo paese. È andata benissimo perché io non sono di Belvedere, ma in qualche modo il paese mi ha adottata perché sono molti anni, ti ho visto piccolo se posso permettermi, molti anni che giro le case di Belvedere perché ho avuto già modo di fare diversi lavori su questo paese che è veramente molto molto accogliente, come si può vedere alle mie spalle, che questa serata ha confermato la grande tradizione di accoglienza di Belvedere e soprattutto il grande attaccamento che i cittadini di Belvedere e dei dintorni mostrano per il loro passato. Il percorso di ricerca non è stato facilissimo, ma abbiamo recuperato diversi documenti, tutti i documenti originali, dalla petizione che 29 capifamiglie inoltrano, capifamiglia di Belvedere inoltrano al sindaco nel 1921, fino al decreto del re che sancisce ufficialmente l'8 giugno del 22 il passaggio a un nuovo nome da Montelevecchia a Belvedere Fogliense. Un passaggio che in qualche modo è ricordato anche da un cartello segnaletico, da un cartello che ricorda l'antico nome appunto l'antica Montelevecchia, che è stato posto qualche giorno fa proprio all'ingresso del paese. Un lavoro di ricerca che il prossimo anno verrà suggellato con la pubblicazione di un libro. Questa ricerca è stata avviata nell'ambito di un lavoro sulla parrocchia di San Donato, che riguarderà poi tutte le parrocchie anche dei dintorni, quelli che vengono chiamati affettuosamente i paesi del quadrifoglio, da Belvedere, dove c'era la prima parrocchia già documentata nel 1290 circa, fino poi a Rio Salso, Padiglione e Case Bernardi, che sono insediamenti più recenti, però che sono oggi animatissimi. E tutto questo lavoro dovrebbe confluire in un libro che speriamo di riuscire a presentare nel 2023, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia.